12 ottobre. Se arriva uno più forte di lui e lo vince. Satana è il forte, sempre vincerà sull'uomo. Gesù è il più forte, anzi è il forte di Dio, e anche il Dio forte, sempre vincerà su Satana. Credendo nella parola di Gesù e lasciandosi fare con lui un solo corpo, per opera dello Spirito Santo, anche l'uomo sarà rivestito della stessa forza di Cristo Gesù. Sarà anche lui il più forte, vincerà Satana. San Paolo ci rivela le modalità perfette per dimorare in Cristo, essere suo vero corpo, sconfiggere Satana. Queste modalità vanno sempre osservate. Rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Efesini 6:10-20. Anche l'Apostolo Pietro rivela sia l'aggressività di Satana verso i discepoli di Gesù, come anche le modalità per poterlo vincere. Le regole ci sono, vanno rispettate. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi, pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo, non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Prima Pietro 5:1-11. Ecco l'arma vincente contro Satana, l'umiltà, la sottomissione a Dio, in Dio ai fratelli. Ma alcuni dissero, è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse, ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli
per mezzo di chi li scacciano. Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, ne strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Luca 11:15-26. Madre di Dio, angeli, santi, fateci forti in Gesù per essere vittoriosi su Satana sempre.